Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, meditazione 5, 25esimo giorno bis. La Regina del Cielo nel regno della Divina Volontà visita al Tempio Maria, modello di preghiera, smarrimento di Gesù, gioie e dolori. L'anima alla sua Madre Celeste, Mamma Santa, il tuo materno amore mi chiama con voce sempre più potente presso di te. Già ti vedo tutta in faccende, pronta per partire da Nazareth, mamma mia, non mi lasciare, conducimi con te e io ascolterò con attenzione le altre tue sublimi lezioni. Figlia diletta, la tua compagnia e la premura che dimostri nell'udire le mie celesti lezioni onde imitarmi sono le gioie più pure che puoi procurare al mio cuore materno. Io godo perché posso dividere con te le immense ricchezze della mia eredità. Volgendo uno sguardo ora a Gesù ed ora a me, prestami attenzione, ti narrerò un episodio della mia vita, il quale, benché abbia avuto esito consolante, tuttavia mi riuscì dolorosissimo. Immagina che se il volere divino non mi avesse dato sorsi continui e nuovi di fortezza e di grazia, io sarei morta di puro spasimo. Noi continuavamo a trascorrere la vita nella quieta casetta di Nazareth ed il mio caro figlio cresceva in grazia ed in sapienza. Egli era attraente per la dolcezza e per la suavità della sua voce, per il dolce incanto dei suoi occhi, per l'amabilità di tutta la sua persona. Sì, il figlio mio era davvero bello, sommamente bello. Egli da breve tempo aveva raggiunto l'età di 12 anni, quando si andò, secondo l'usanza, a Gerusalemme per solennizzare la Pasqua. Ci mettemmo in cammino, lui, San Giuseppe ed io. Spesso, mentre proseguivamo devoti e raccolti, il mio Gesù rompeva il silenzio e ci parlava ora del suo Padre Celeste ed ora dell'amore immenso che in cuore suo nutriva per le anime. A Gerusalemme ci recammo difilati al Tempio e giuntivi ci prostrammo con la faccia a terra, adorammo profondamente Dio e pregammo a lungo. La nostra orazione era talmente fervida e raccolta che apriva i cieli, attirava e legava il Celeste Padre e quindi accelerava la riconciliazione tra Lui e gli uomini. Ora, figlia mia, ti voglio confidare una pena che mi tortura. Purtroppo ci sono tanti che vanno bensì in chiesa per pregare, ma la preghiera che essi rivolgono a Dio si ferma sul loro labbro, perché il cuore e la mente loro fuggono lontani da Lui. Quanti si recano in chiesa per pura abitudine o per passare inutilmente il tempo? Questi chiudono il cielo invece di aprirlo. E come sono numerose le riverenze che si commettono nella casa di Dio, quanti flagelli non verrebbero risparmiati nel mondo e quanti castighi non si convertirebbero in grazie se tutte le anime si sforzassero di imitare il nostro esempio. Soltanto la preghiera che scaturisce da un'anima in cui regna la divina volontà agisce in modo irresistibile sul cuore di Dio. Essa è tanto potente da vincerlo e da ottenere da lui le massime grazie. Abbi perciò cura di vivere nel divino volere e la mamma tua che ti ama cederà alla tua preghiera i diritti della sua potente intercessione. Dopo aver compiuto il nostro dovere nel Tempio e aver celebrata la Pasqua, ci disponemmo a far ritorno a Nazareth. Nella confusione della folla ci sperdemmo, io restai con le donne e Giuseppe si unì agli uomini. Guardai intorno per assicurarmi se il mio caro Gesù fosse venuto con me, però non avendolo visto pensai che egli fosse rimasto col padre suo Giuseppe. Quale non fu invece lo stupore e l'affanno che provai allora quando, giunti al punto in cui ci dovevamo riunire, non lo vidi al suo fianco. Ignari di quanto era successo, provammo tale spavento e tale dolore che restammo muti ambedue. Affranti dal dolore, ritornammo frettolosamente indietro, domandando con ansia quanti incontravamo. Deh, diteci se avete visto Gesù, il figlio nostro, perché non possiamo più vivere senza di lui.
E piangendo descrivevamo i suoi lineamenti, egli è tutto amabile, i suoi begli occhi ceruli sfavillano luce e parlano al cuore, il suo sguardo colpisce, rapisce, incatena. La sua fronte è maestosa e il suo volto è bello di una bellezza incantevole. La sua voce dolcissima scende fin nel cuore e raddolcisce tutte le amarezze. I suoi capelli inanellati come l'oro finissimo lo rendono specioso, grazioso. Tutto è maestà, dignità, santità in lui. Egli è il più bello tra i figli degli uomini. Però, malgrado tutte le nostre ricerche, nessuno ci seppe dire nulla. E il dolore che io provavo rincrudiva in modo tale da farmi piangere umanamente e da aprire ad ogni istante nell'anima mia squarci profondi, i quali mi procuravano veri spasimi di morte. Figlia cara, se Gesù era mio figlio, egli era anche mio Dio, perciò il mio dolore fu tutto in ordine divino, vale a dire così potente ed immenso, da superare tutti gli altri possibili strazi tenuti insieme. Se il fiat che io possedevo non mi avesse sostenuta continuamente con la sua forza divina, io sarei morta di sgomento. Vedendo che nessuno ci sapeva dare notizie, ansiosa interrogavo gli angeli che mi circondavano: ma ditemi, dov'è il mio diletto Gesù? Dove devo dirigere i miei passi per poterlo rintracciare? Ditegli che non ne posso più, portatemelo sulle vostre ali fra le mie braccia. De angeli miei, abbiate pietà delle mie lacrime, soccorretemi, portatemi Gesù. Intanto, riuscita vano ogni ricerca, ritornammo a Gerusalemme e dopo 3 giorni di amarissimi sospiri, di lacrime, di ansie, di timori, entrammo nel Tempio. Io ero tutt'occhi e scrutavo ovunque. Quando ecco finalmente, come sopraffatta dal giubilo, scorsi mio figlio che stava in mezzo ai dottori della legge e gli parlava con tale sapienza e maestà da far rimanere rapiti e sorpresi quanti l'ascoltavano. Al solo vederlo mi sentì ritornare alla vita e subito compresi l'occulta ragione del suo smarrimento. Ed ora una parolina a te, figlia carissima. In questo mistero mio figlio volle dare a me e a te un insegnamento sublime. Potresti forse supporre che egli ignorasse ciò che io soffrivo? Tutt'altro, perché le mie lacrime, le mie ricerche, il mio crudo ed intenso dolore si ripercuotevano nel suo cuore. Eppure durante quelle ore così penose, egli sacrificava alla sua divina volontà la sua propria mamma, colei che egli tanto ama, per dimostrarmi come anche io un giorno dovessi sacrificare la sua stessa vita al volere supremo. In questa indicibile pena non ti dimenticai, mia diletta. Pensando che essa ti sarebbe servita di esempio, la tenni a tua disposizione affinché tu potessi avere al momento opportuno la forza di sacrificare ogni cosa alla divina volontà. Non appena Gesù ebbe finito di parlare, ci avvicinammo riverenti a lui e gli rivolgemmo dolce rimprovero: figlio, perché ci hai fatto questo? E lui con dignità divina ci rispose: perché mi cercavate? Non sapevate che io sono venuto al mondo per glorificare il Padre mio? Avendo compreso l'alto significato di una tale risposta ed avendo adorato in esso il volere divino, facemmo ritorno a Nazareth. Figlia del mio materno cuore, ascolta, quando smarrì il mio Gesù, il dolore che provai fu quanto mai intenso. Eppure a questo se ne aggiunse ancora un secondo, quello cioè del tuo stesso smarrimento. Infatti, prevedendo che tu ti saresti allontanato dalla volontà divina, io mi sentii ad un tempo privare del figlio e della figlia, e perciò la mia maternità subì un duplice colpo. Figlia mia, quando sarai in procinto di compiere la tua volontà anziché quella di Dio, rifletti che abbandonando il fiat divino stai per smarrire Gesù e me e per precipitare nel regno delle miserie e dei vizi. Mantieni quindi la parola che mi desti di rimanere indissolubilmente unita a me, ed io ti concederò la grazia di non lasciarti mai più dominare dal tuo volere, ma esclusivamente da questo divino. Bene carissimi, questo brano che abbiamo ascoltato, a mio avviso, è molto adatto, ecco, per la, diciamo,
seconda parte che è già cominciata della Quaresima, abbiamo fatto il giro di Boa, la metà della Quaresima è stata l'altro ieri, il giovedì della terza settimana è proprio la metà precisa, quindi stiamo già nella seconda parte e in parte alcune delle cose che la Madonna ha detto richiamano, per chi l'ha sentita in diretta, che ancora non c'è online, e alcune cose che sono state oggetto di riflessione nella catechesi di ieri sera, danno un senso alla vita di cielo. E cioè, se vi ricordate chi l'ha sentita, uno dei segni che siamo governati dallo spirito buono è la pazienza nel soffrire. Soffrire cosa? Noi pensiamo che la sofferenza più grande di questo mondo sono se ci prende il coronavirus, se ci prende un tumore, o se ci prende la SLA, che sto citando proprio tre di quelle belle ruspanti, insomma, che se ci prendono una di queste, insomma, mettono a dura prova la nostra pazienza. Ma queste sono sciocchezze, queste sono pene apparentemente grandi, ma le più piccole. Come adesso tra poco comincerà la Settimana Santa, la passione di Gesù, quei pochi che ci pensano sono, come dire, quando ci pensano intensamente, sono, non lo so, colpiti, a volte trafitti, addolorati, c'è qualcuno che spero lo auguro a tutti quanti, insomma, che ci piange e non poco sui dolori esterni di nostro Signore, insomma, perché la passione di Gesù, se uno la contempla bene, ci abbiamo anzitutto i Vangeli, poi abbiamo l'ora della passione, poi abbiamo tantissimi, insomma, santi, sante, mistiche a cui il nostro Signore gli ha fatto vedere i dettagli, insomma, della sua passione, che, insomma, se uno fa poi un cocktail, fa un bel puzzle, fa un bel collage, veramente, cioè, esce fuori qualcosa di inimmaginabile, no? Io anche, insomma, le persone che hanno visto con gli occhi questa cosa, cioè, siamo anche alcuni passaggi della passione, quando lui dice non voglio vederle più queste cose qui, non ce la faccio più, non ce la faccio di vedere Gesù tanto soffrire, no? Insomma, se per quanto possibile con la nostra povera immaginazione ci immaginiamo certe cose, è comprensibile. Ma Gesù stesso dice, guarda che questa cosa, cioè, per le pene esterne della mia passione, cioè, non sono nulla in confronto a quello che ho vissuto a livello interno e in tutti e 33 anni della mia esistenza. Cioè, questo, cioè, a un certo punto chi prega l'ora della passione lo sa, dice, le pene della passione, le pene dei giudei, quelli erano pazzecole, erano pazzecole. Ecco, il contesto del brano di oggi è questo, perché lo smarrimento di Gesù tra l'autore del Tempio è stato un dolore spirituale, ma Madonna, non è successo niente, non è che nessuno mi ha colpito, abbia usato violenza o cose di questo genere, non è che a San Giuseppe. Ma Madonna stessa ha detto, se non ci fosse stata la grazia di Dio, sarei morta. Morta. E quindi, sempre tornando alla catechesi di ieri sera, i dolori più grandi non sono quelli corporali, non sono neanche quelli psicologici, non sono neanche quelli affettivi, sono quelli spirituali. Sono quando soprattutto il Signore ti priva in maniera soprannaturale della sua presenza. Sia che tu abbia avuto delle grazie ordinarie, normali, e non ne parliamo quando poi c'è avuto delle grazie straordinarie. Quello sarebbe meglio morire, d'accordo? Piuttosto che chi conosce qui il mio solito studio, cioè, a volte il Signore perdona, no? Cioè, dice, ma dice sempre le stesse cose. E stavo nel mio solito stato, stavo smaniando, Gesù non ci viene, non arriva, sempre così, ogni pranzo, di prodigere, quasi tutti cominciano così, e uno si pone stufa a un certo punto, dice, ah, ma passa oltre, no? Si stufa chi non si rende conto che quella, cioè, è stata per la vita di quell'anima, una via cruci scontina, perché noi non possiamo immaginarci, perché se tu vai, cioè, però lo sposalizio con Gesù, sto rileggendo in questi giorni il volume primo, cioè Gesù l'ha sposata, questo non è maldito, che la vede soltanto lei,
prima è privato, poi l'ha portato in paradiso, l'ha rifatta la stessa cosa, l'ha tutta la corte celeste nel tempio dei santi. Cioè, voi capite, cioè, una persona che vive una cosa di questo genere non campa più. I maestri di spirito dicono che non bisogna desiderare le grazie straordinarie per due motivi. Primo, perché se daremo una grazia straordinaria al nostro Signore, su questo mettiamo, cioè sempre l'equilibrio dell'ordine, la giustizia. Vuoi la grazia straordinaria? Sei capace di portare le croci grosse quanto una casa, poi senza lamentarti? Perché il nostro Signore, quando ci troveremo dall'altra parte, non si farà dire da nessuno, dice, quello è diventato un santo, quello ha visto la Madonna, chi l'ha mai vista? Se l'avessi vista diventavo santo pure io, sei sicuro? Questo ha visto la Madonna, ma guarda quanto è costato, tra virgolette, qual è stato il prezzo di aver visto la Madonna, lo vuoi vedere? Te lo faccio vedere, guarda, tu l'hai vissuto o te l'hai vissuto questo? No, è per questo che non l'hai visto la Madonna. E non l'hai vista perché, a differenza di lui, tu a portare queste croci saresti stato buono, ce l'avresti fatta. Quindi non fartela vedere, è stato un atto di misericordia. Questo secondo quello che riusciamo a capire, però il concetto è più o meno, sapete che sulle cose di Dio non balbettiamo, no? Ma il concetto più o meno è questo. Allora, il contesto di questa situazione è questo. E dice, ma io non ho mai vista la Madonna, che mi importa a me? Tanto a me la Madonna non mi appare, non mi appare un altro nostro Signore e non vi do neanche nessuna grazia mistica. Ergo, che la facciamo fare la meditazione sul quinto giorno bis che abbiamo sentito. La meditazione bisogna farla lo stesso, perché ci fa comprendere che per vivere nella divina volontà, per catechesi di ieri sera, noi dobbiamo avere nel cuore, questo lo vede soltanto il Signore, io l'ho detto infinite volte, la disposizione a fare per Lui qualunque cosa. Sempre nella catechesi di ieri sera, non voglio fare consigli meglio a questi, però è fresca, è proprio attinente, abbiamo visto una cosa, no? Qual è una delle proprietà dello spirito buono? Come ci ispira a volte il Signore? Ci ispira a fare delle grandi offerte a Dio, però con quelle offerte Dio non te le chiederà, vuole che gliele fai, ma non te la toglierà quella cosa, come il sacrificio di Isacco. Guardate che però questa è una cosa profondissima. Ecco perché io vi dico sempre, figlioli miei cari, non c'è nessuna vita spirituale solida se noi non impariamo a stare a tu per tu davanti a Dio. Chi può dire se tu hai offerto a Dio il sacrificio di Isacco? Io no. Non c'è nessun padre spirituale di questo mondo che potrebbe dirti bravo, tu hai offerto il sacrificio di Isacco, perché questo è un fatto profondo del cuore. Dio scruta i nostri cuori e guarda e ci osserva e vede quello che facciamo. Dio lo sa se tu nel segreto del tuo cuore davanti a Lui dici, e se morisse mio figlio, spariamo un'altra grossa come il Covid, la SLA e il tumore, che fai? Forse non morirà mai, ma se ti chiedesse a tu che sei mamma e papà, uno dei sacrifici più grandi che Dio possa chiedere a un essere umano, la morte di un figlio, e tu che fai? Sì o no? Gli diresti, non so, forse non lo chiederesti, ma se tu lo volessi, se volessi questo sacrificio che magari salva 1 milione di anime, subito, fallo subito, senza farlo soffrire dopo il mio figlio, semplicemente, però fallo subito. Se vuoi fare questa cosa qui, dici, mamma mia, che cosa brutta, che crudeltà che bisogna vivere per vivere la volontà di Dio. Pensiero umano questo qui. Questi non sono pensieri da farsi. Fino a quando non siamo giunti nel cuore, questo è il cuore, capito? Anche ieri sera
sempre la catechesi del 34 volte che la cito, cioè quando è la spia che siamo veramente uniti con il Signore? Quando c'è il distacco interiore, che è una cosa difficilissima. Noi ci attacchiamo pure alla pigna della colla, diceva mia madre, pure a quella, cioè non siamo distaccati dalle cose. E attaccarti però a qualcosa, su questo i grandi maestri di spirito, se uno legge San Giovanni della Croce, mi prende l'infarto. San Giovanni della Croce su questa cosa qui ci ha visto benissimo e comincia a fare degli esempi, delle cose, dice, no, chiudiamo questa cosa qui. Pure se ti attacchi a uno spillo, quell'attaccamento a uno spillo impedisce l'unione con Dio, attenzione, l'unione con Dio ordinaria, quindi figuriamoci la vita della divina volontà. Non è possibile. Ma allora che devo fare? Devo essere, devo andare in chiudere dentro una trappa, dentro una certosa, che faccio, come facciamo? Dentro la trappa la certosa, perché se nel cuore tu sei legato alle cose tue, te ne porti pure dentro la trappa e dentro la certosa, non è un problema di quello che fai o di dove stai, non è un problema se sei prete, se sei frate, se sei suora, se sei moglie, se sei sposo, se sei single, è un problema di cuore. Mio caro amico e maestro Don Fabio ieri mattina ci ha proprio asfaltato santamente a tutti quanti quando parlava del distacco del cuore. Ha fatto un esempio bellissimo a un certo punto, citando una catechesi vecchia, catechesi di Ratzinger, no? Vedete che significa essere dei bravi biblisti e conoscere bene l'ebraico. Ratzinger fece una catechesi sul profeta Amos, un po' da pochi conosciuti, perché a un certo punto sto Amos va a fare una profezia a Buddha, al regno di Israele del Nord, dice, se non la piantate il regno di Israele sarà raso al suolo. Allora il re di Israele si avvelena, come al suolo, dice, vattene tu, questa cosa fa, tu sei giudeo, vattene a fare la profeta Giuda e vattene a Gerusalemme e non ci sconfia qui chi ti ci ha chiamato, che sei venuto a fare. Il testo traduce, non ero profeta né figlio di profeta, ero, attenzione, un raccoglitore di sicomori. Il Signore mi ha preso e mi ha detto, va e profetizza al mio popolo. Raccoglitore di sicomori. Traduzione sbagliata. Questo è Ratzinger, Fabio, Don Fabio l'ha citato. Il testo ebraico, sapete cosa dice? Non un raccoglitore di sicomori, ma un pungitore di sicomori. Chi le sa di queste cose qua? Ieri ho raccontato a Don Fabio che per capire tante cose anche ci stava parlando del seme che cade sulle spine e le spine crescono. Dice che non ha parlato gli agronomi, dice fammi un attimo capire una cosa. E ci ha raccontato tutta una serie di cose bellissime, no? Ma io chi le sa di queste cose qui? Io il sicomoro non so manco che è, non l'ho mai visto in vita mia. Mi dici sicomoro, ma che caspita è sto sicomoro? Io non saccio che è. Però dicono che sia un frutto che se tu lo raccogli allo stato brado fa schifo, perché diventi buonissimo devi fare un'operazione, quando giungi a un certo stato devi prendere uno spillo e lo devi pungere, gli esce fuori un pochino di liquido dentro, fatta questa operazione poi se lo raccogli è buonissimo, se non lo pungi fa schifo. Se lo pungi è buonissimo. Pungere. Pungere, capite? Pungere è anche, sapete che c'è un termine tecnico della scienza che è la compunzione. Ah, io vi auguro di dirlo a tutti quanti. La compunzione è quel pentimento profondo, cioè quando tu proprio non è che ti nascondi e dici no, io non ho fatto il mio bene. L'atteggiamento degli uomini è questo qui. Non ho fatto nessun peccato, la prima cosa, ordinariamente. Beh, se ne ho fatto qualcuno è piccolo, d'accordo? Se fosse grande, però non me ne rendevo conto. Quindi come te giri, tutto sommato. No, invece la compunzione. Voi sapete che Santa Gemma Galgani racconta al confessore dopo che è morta, perché si può parlare della confessione fino a quando non è viva, che quella si confessava in lacrime, sistematicamente. Io tante volte leggendo le vite dei santi, qui si stava a piangere la mattina e la sera, dico, ma
ma dico, ma se piangi tu che devo fare? Ci tengo subito il pensiero. Dopo, cioè, quella è la, cioè, capito? Cioè, per un santo, un'imperfezione, anche se involontaria, siccome illuminato dallo Spirito Santo vede quanto è brutta quella cosa, anche se purtroppo l'imperfezione involontaria non la possiamo controllare, non ce la facciamo, ci vuole una grazia straordinaria di Dio per non commettere più manco un'imperfezione, è impossibile, però soffre, piange, non ci può fare niente, non fa niente, vedendo quella cosa quanto è brutta, e comunque quella cosa è riconducibile a sé, piange, gli dispiace tanto. Perché? Perché ha dato un dolore a Dio e perché ha fatto una cosa brutta, che ha fatto magari soffrire qualcuno, un'imperfezione, guardate che è una sciocchezza vedendole, capite la differenza che c'è tra il peccatore e il santo? Questa è la compunzione, ti senti pungere dentro, ma è una cultura soave, d'accordo? Perché il pianto di chi si va a confessare in lacrime l'imperfezione volontaria non è il pianto di chi è depresso, vedete che chi è depresso piange dalla mattina alla sera, tutto buttare tra letto. Non è il pianto bello quello lì, oppure il pianto di chi è disperato, il pianto di Giuda, no, è il pianto di chi sente nel cuore quanto, come anche in quella piccola cosa, purtroppo ti stai distonizzando dalla volontà di Dio, e anche se non ci puoi fare niente, perché l'imperfezione involontaria non è controllabile, soffri per questa situazione. Questa è la grande grazia da parte dell'Altissimo, questa è la compunzione. Allora, tutte queste cose, quindi, capite quanto va a fondo, si giocano a cuore dall'attentivo. Tu poi c'è il confessore, il padre spirituale, gli racconti quello che ti pare, ma se anche gli racconti la verità, ve lo dico essendo da questa parte, io non potrò mai capire quello che senti tu e come vivi tu le cose dentro la testa tua, dentro il cuore tuo, perché sono diverso da te. Ci capita tante volte che noi vediamo delle cose, magari non lo dice, se non lo diciamo già siamo a un buon livello di perfezione, perché generalmente le persone chiacchierano, dicono, ma guarda quello, ma chi lo sa perché fa così, lo dice, non si dice, d'accordo? Però pensarlo è inevitabile, ma noi non possiamo capire fino in fondo la persona che ci sta vicino. Anche quando una marito e moglie, quindi supponiamo che sia un matrimonio felice, quindi dove c'è stata una grande condivisione, una grande apertura, un grande accordo, ma tu dentro la testa del tuo sposo o della tua sposa non ci stai, non le capisci alcune, cioè non sai come lui percepisce, vive, reagisce dinanzi a certe cose. Sono cose incomunicabili in questa vita, sembra che nell'altra vita non sia così, ma in questa vita è proprio impossibile. Come non possiamo vedere la coscienza di un'altra persona senza una grazia straordinaria di Dio, noi non possiamo vedere per grazia di Dio, perché il nostro Signore è altro che il garante della privacy, la coscienza non la vede nessuno, la vede soltanto lui, non c'è nessun problema, a meno che non faccia qualche grazia straordinaria, ma qualche santo che usa questa cosa solo per il bene, quindi non per andare a fare danni o a carpire informazioni per darle a Google o a Facebook, perché con quello che ci furla per la testa poi ci fanno una testa tanta. No, quindi Dio queste cose le dà soltanto a Padre Pio e agli amici suoi. Ecco, però il punto fondamentale di oggi è questo. Quindi, se anche noi non avessimo avuto Gesù come la Madonna, che poi ti sparisce dalla circolazione senza dire niente, ti fa vivere quel dolore, non è tanto importante viverlo, ma è la spiegazione che la Madonna dà, il senso. Gesù stesso ha sofferto a fare quella cosa, perché si è privato della madre e ha dato una sofferenza grandissima alla Madonna. Guardate che è bruttissimo dover dare delle sofferenze. Vi confesso, lo confesso questa cosa, che per me, nei primi anni che ero prete, era una cosa impossibile. Io non potevo tollerare che una persona soffrisse a causa mia. Questo non è male al prossimo, ti sembra che sia male al prossimo, ma non lo è. Perché alcune sofferenze sono salutari. Vi faccio subito un esempio. Tutti quanti sapete, e chi non lo sa bene che lo impari, che io da un bel po' di tempo non amo e non lo faccio e non lo farò mai più,
fare conversazioni tramite messaggio, mai. Perché questo modo di comunicare è disastroso, distruttivo. I messaggi servono per dire: ci vediamo alle 10 al bar, benissimo, per questo sono delle grandi comunità. Ma se cominci a parlare attraverso messaggio, è distruttivo sia per la comunicazione sia per il tipo di rapporto che si instaura. Allora, se tu non hai elaborato nella testa l'importanza di far soffrire una persona, perché ti arriva un messaggio, che fai? Poverino, non rispondo, dopo ce ne sta male. Oppure mi manifesta un problema, una difficoltà, non l'aiuto? Io sono prete? No. Tu, se vuoi fare la volontà di Dio, devi dargli quella sofferenza. Non la capisce, non fa niente. Dirà: mamma, guarda questo peccafone, non mi ha risposto al messaggio. Lasciaglielo dire. D'accordo? Non averlo, lasciaglielo dire. Poi capirà. Ma nostro Signore, scusate, lo fa così con noi. Quando ci mandano prova una cosa, che dà spiegazione a questo Signore? No. Se capisci, meglio per te. E se non capisci, capirai. Pazienza. Cosa che non si deve mai fare? Giudicare le opere di Dio. Vi sto facendo un esempio, questo vale anche per voi. Cioè, decodificate, io parlo delle cose che mi capitano a me quanto prete, d'accordo? Questo lo dovete decodificare. Chi l'ha detto che io devo rispondere sempre a tutti e a tutti i messaggi? Siamo sicuri di questa volontà di Dio? Ma poi quell'altro soffre. È meglio che soffra una piccola cosa, piuttosto che poi tu dai in genere una situazione, una dinamica che porterà no una sofferenza di 5 minuti, non mi ha risposto al messaggio, non ci penso più. Ma non vi dico cosa. Quindi Gesù ha fatto soffrire la Madonna. Perché? Perché era bene per lei e per lui. Quindi quando il nostro Signore ci manda una sofferenza, una prova, noi non dobbiamo mai pensare che è cattivo, né giudicarlo. Ma quella cosa fa bene a te 100%, non devi avere nessunissimo dubbio, nessun dubbio, di nessun genere, di nessun tipo. Quindi queste due cose dobbiamo portarci a casa, eh? Primo, davanti a Dio. Cosa sono capace di dirgli davanti a Dio? Vediamo un po'. Quanto costa l'unione con la tua volontà? Che prezzo sono disposto a pagare? Le cose funzionano soltanto quando c'è QC. La Pasqua, QC, qualunque cosa. C'è un'ultima cosa su cui la Madonna, queste ultimissime cose su cui la Madonna porta la nostra attenzione. Quando si lamenta un po', che tortura la Madonna, speriamo che non riguardi nessuno di noi. Vi sono tanti che vanno in chiesa per pregare, ma la preghiera che si rivolgono a Dio si ferma sul loro labbro, perché cuore e mente fuggono lontano. Qui la Madonna sta facendo un elogio indiretto e una raccomandazione indiretta della preghiera con la P maiuscola, cioè la preghiera profonda. Non è possibile, per chi voglia avere un pochino di vita buona, cristiana, avere un rapporto con Dio formale, estrinseco, lontano, distante, fatto soltanto di preghiere, come dice qualcuno, biascicata, a mezza bocca con la destra che sta pensando ad altro. È chiaro che all'inizio, quando una persona, come dire, è spaesata, il mondo di Dio è un mondo, d'accordo? Quindi è un mondo dove ci si entra con una certa gradualità. Una persona che non è abituata, quindi che rientra in chiesa dopo un sacco, che deve fare? Cioè, se si arrangia come può e dice quattro cose, quindi, però questo è uno stadio embrionale, iniziale. Tenete presente che la Madonna sta dicendo queste cose a persone che desiderano vivere
è la divina volontà, quindi che vogliono arrivare a un'unione con Dio superiore a quella che hanno vissuto i mistici, anche senza grazie mistiche straordinarie, anche in questo mondo. Allora dice, così non può essere, non è possibile. Cioè, se tu rimani a questo stadio, ti rechi in chiesa per pura abitudine, per passare utilmente il tempo, questo vale purtroppo non solo per i sempre più rari domenichini, ma vale anche per chi va a messa tutti i giorni, perché purtroppo anche andare a messa tutti i giorni, purtroppo, questo può diventare un'abitudine. Si reca in chiesa per abitudine, per passare utilmente il tempo. Può capitare che magari una persona che c'ha più niente da fare, o perché è disoccupato, o perché è anziano, dice, che faccio? Andiamo a messa. Per carità, meglio che va a messa piuttosto che va al bar a giocare a carte a perdere tempo, insomma, no? Quindi, per carità, va bene. Quindi, anche perché c'è stato qualche autore spirituale che dice, a me è obbligatorio andarsi soltanto di domenica, ma se tu c'hai tempo di andarci e non ci vai, anche fuori dell'obbligo, certamente Dio non è molto contento. Qualcuno ha affermato una cosa di questo genere, che mi sento, insomma, di non controbattere, non dico di condividere assolutamente, però ragionevolmente pensando, dico, ma c'è niente da fare, quella è la cosa più grande che esiste, soltanto che bisogna combattere contro l'abitudine, cioè noi non possiamo trattare le cose di Dio abitudinariamente oppure come una cosa di scarto. Siccome c'ho niente da fare, vado in chiesa. Capite tutti quanti? È una cosa proprio brutta, una cosa proprio squallida, proprio misera, no? E ne spara una grossa, io purtroppo la devo ripetere, perché se la spara lei, io oggi come oggi ci penserei due volte, mi dovete dirla per non andare a sfogliare qualcosa, ha detto a lei, la devo ripetere, questi chiudono il cielo anziché aprirlo. Questo vale per i fedeli, vale per i preti, cioè un prete fa tutti i giorni le stesse cose, cioè, giorni il breviario, cioè tutti i giorni la messa, speriamo, tutti i giorni rosario, tutti i giorni le stesse cose. Cadere nel tran tran, nella routine, nell'abitudinarietà non può essere. E questa è una cosa contro cui dobbiamo combattere, a proposito dell'omelia, della messa, il rito antico precedente dell'armatura. Non possiamo lasciare che ci prenda e tu lasci perdere, non ci fai niente, perché poi si scade nella mediocrità, si scade nella timidezza, non siamo più punti. Ricordiamo la predicazione, la parola di Gesù, questo per tutti, anche per me, ecco, ci pungola a continuazione, ci stuzzica. Quindi ringrazio a Dio, perché fino a quando saremo morti noi dobbiamo essere pungolati, guai al giorno in cui non siamo pungolati più. Se non siamo pungolati più, diventiamo come si muore non pungolati, schifosi, insapori, anzi nauseanti e destinati a non servire assolutamente a niente. E poi, oltre a questo, quindi quelli che fanno le cose per abitudini o per passare il tempo, oppure le irriverenze che si commettono in chiesa. Bisogna fare attenzione, quindi le omissioni, i gesti di adorazione. Io qui Borgo San Michele era un po' più severo, perché c'era il tabernacolo al centro della chiesa dove dovrebbe stare, qui sta di lato, ma quando si passa davanti al tabernacolo non si può passare davanti al tabernacolo così, ma bisogna fare la fatica, fare la genuflessione, farla e farla bene, tra l'altro, non come sapete, San Giovanni di Scriva che diceva che c'è chi si inginocchia davanti al Santissimo che fa, capito, che fa clic, cioè tu dici, perché il problema è che noi non pensiamo, tu mettiti dalla parte di nostro Signore, non è che il nostro Signore è buono, capisce, insomma, non ci rendiamo conto, per carità, no, ma tu mettiti da un punto di vista gentile, ma se tu fossi Dio, che uno viene e ti fa trick, ma che è quella cosa? Beh, cioè, hai capito? Meglio che un panichino profondo piuttosto che fai trick. Cioè, se uno non ce la fa con le ginocchia, e purtroppo spero che questo non diventi presto il mio problema, cercheremo di combattere, fai un chino profondo, d'accordo?
però fanno bene, fanno, se non ce la fai a ginocchiarti perché ti si scrocchia tutto lo scrocchiabile, insomma, no? Le riverenze di vario tipo, insomma, di vario genere, che poi anche qui dobbiamo chiedere al Signore che ci illumini e ce la faccia comprendere. E la Madonna chiude questa sezione, chiudiamo poi anche noi, anche qui, dicendo: quanti flagelli non verrebbero risparmiati nel mondo e quanti castighi non si convertirebbero in grazie se tutte le anime si sforzassero di imitare il nostro esempio. Questo può significare due cose. Primo, che il comportamento santo di molti fedeli e ministri in chiesa attirerebbe grazie tale da risparmiare flagelli e castighi. Primo, almeno secondo me, secondo quello che capisco. Ma secondo, potrebbe anche darsi che qualche flagello e castigo sia causato da queste cose, sia dalle riverenze, sia da chi va in chiesa per abitudine, sia da chi va in chiesa per perdere tempo. Potrebbe, sto provando ad accarezzarmi qualcosa, poi non ho la grazia di loro immenso di stare dentro l'intelligenza, dentro la volontà della Madonna, no? Quindi a quello che appare dal testo mi sembra questo. E conclude, così concludiamo bene anche noi, dicendo: soltanto la preghiera che scaturisce da un'anima in cui regna la divina volontà agisce in modo irresistibile sul cuore di Dio, è tanto potente da vincerlo e da ottenere da lui le massime grazie. Però per vivere la divina volontà, cioè vivere con perfezione, torniamo da dove siamo partiti. Il sacrificio di Isacco bisogna offrirlo. Il sacrificio di Isacco, io credo che il Signore lo chieda a chi vuole vivere nella divina volontà, cioè quella disponibilità ad essere pronti a qualunque cosa. L'ha chiesto la Madonna, questo mistero l'ha vissuto anche su se stesso Gesù, perché l'ha fatto lui stesso privandosi di questa cosa. E chiediamo, se non ce la facciamo, al Signore la grazia di poterlo fare. Questo è un atto di grandissima fede. Sta tranquillo che se tu gli dici: Signore, se mi deve venire la slama, venga. Ma sta tranquillo che se lui non ha pensato questo per te, ma non ti verrà mai, 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 capito? Forse la malattia più contagiosa di questo mondo. Se il nostro Signore non vuole che te la prendi, questo non significa, capite bene il senso, che se non comincia poi a fare, non significa che uno deve andare a far pazzo e va vicino a tutti i mali, che tu non lo sai, se il nostro Signore, capito? Quindi non possiamo fare gli sconsiderati. Ma in teoria, diciamo così, se uno potesse sapere, se il nostro Signore ha deciso che è no, tu quella cosa non te la prendi, non c'è possibilità. Se c'è un decreto della divina volontà, quella cosa non succede. Può scatenarsi tutto l'inferno, tutto il mondo possibile e immaginabile. Stiamo facendo il Vangelo di Giovanni quest'anno, non si può quasi scrivere il libro dei segni. Non è raggiunta la sua voce, fino a quando non è raggiunta l'ora in cui al diavolo veniva dato il permesso di mettere le mani addosso al figlio di Dio attraverso il suo collaboratore di massacrarlo. Ma se potevo portare tutto l'inferno insieme, potevano stare tutti i farisei che volevano, tutto quello che volevi, nessuno lo toccava. Gesù, non c'è niente, che capite? Questo è un pensiero molto consolante, perché chi comanda non è né il diavolo né gli uomini né la volontà umana. Noi dobbiamo fare il possibile per stare in modo di stare dalla parte di chi comanda e di stare sotto le ali e la protezione di chi comanda al 100%, e al resto ci pensa lui. Però in parte questo certamente riguarda anche noi, le nostre scelte, il nostro cuore e i nostri desideri. Mamma Santa, io tremo pensando agli abissi nei quali la mia volontà è capace di precipitarmi. Per causa sua io posso smarrire te, posso perdere Gesù e tutti i beni celesti. Mamma, se tu non mi aiuti, se non mi cingi con la potenza della luce del volere divino, sento che non mi è possibile vivere con costanza di volontà divina. Ripongo perciò tutta la mia speranza in te. In te confido. Da te tutto spero, così sia. Mamma Santa, fa che io smarrisca per sempre la mia volontà per vivere solo nel divino.